Beh, la Corale Verdi è un presidio di assoluto valore per la nostra città e credo per l'Abruzzo intero. Sicuramente dovrà essere, come dire, rilanciata nella propria attività. L'incognita pandemica ovviamente vale per la Corale, ma vale per tutte le altre attività economiche del nostro territorio. Ci auguriamo di essere, come dire, addirittura di arrivo sul finale di questa pandemia e per il resto ci metteremo tutto l'impegno necessario perché la Corale possa come dire, ripartire con slancio. Devo ringraziare tutti i soci della Corale che ieri hanno manifestato in maniera massiccia la loro adesione e il loro voto nei miei confronti. Certamente conoscevo la Corale Verdi, essendo cittadino teramano, quindi è un'istituzione importante per la città, la conoscevo, non ne conoscevo ovviamente gli aspetti tecnici interni e quindi sono qui anche per approfondire e per quanto mi riguarda rilanciare l'operatività della Corale. Ho detto chiaramente che la mia attività di imprenditore non aveva grandi affinità con quello della Corale, ma ovviamente nell'approfondire la proposta abbiamo individuato che gli ambiti sono ben diversi, quelli di rappresentare la Corale da quella che compete invece agli aspetti tecnici, quindi al maestro. Nei prossimi giorni convocherò il consiglio di amministrazione e cominceremo a tracciare le linee guida dell'attività 2021 e seguenti.